16 maggio. Magiona si levò per fuggirsene a Tarsis, lungi dal cospetto del Signore. Giona 1:3. Dio aveva comandato a Giona di recarsi a Ninive e di predicare il suo giudizio, ma il profeta aveva preferito andare esattamente nella direzione opposta. Qui vi trovò una comoda nave, pronta per salpare e per trasportarlo nella direzione desiderata. Anche noi solitamente come Giona vogliamo afferrare ciò che è comodo, anziché quello che è nel piano di Dio. Quando trascuriamo il volere di Dio, troviamo tante scuse per imboccare la nostra propria strada. Le circostanze della vita devono essere esaminate alla luce della parola di Dio, per vedere ciò che il Signore vuole dirci. Ben presto la comoda nave di Giona fu sballottata qua e là dalla tempesta. Ed egli fece spaventose esperienze prima che il Signore lo riconducesse sulla via che era secondo il volere divino. Guardati bene da ritenere i tuoi desideri al posto di quelli del Signore e rivolgi oggi la tua preghiera a Dio, così come fece il salmista Davide. O Signore, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri.